mas com você ando melhor. Mas companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Sozinho eu ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Sozinho eu ando bem, mas com você ando melhor. Marielle! Presente! Marielle! Presente! Marielle! Presente! Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Sozinho eu ando bem, mas com você ando melhor. Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Sozinho eu ando bem, mas com você ando melhor. Marielle! Presente! Marielle! Presente! Companheira, me ajuda, que eu não posso andar só. Sozinho eu ando bem, mas com você ando melhor. Questo come canto è. Ela sua vida.
violenza. Non si sente? Ok, vi sentite adesso? Allora. Allora, dopo questa tragica situazione a Rio, dopo tanto pianto e tanta tristezza, abbiamo trovato forza e coraggio per andare per le strade di Cosenza e per tutte le strade anche d'Europa, in tante strade del Brasile, per dire basta di violenza, basta di ingiustizia, vogliamo che la giustizia sia fatta per Marielle. Vedere famiglie, bambini, donne, uomini, associazioni, qua presente per noi è un grande segno. Vuol dire che noi vogliamo cambiamento, vogliamo dire che non ci sta bene come il mondo va andando adesso. Vuol dire che Marielle ci ha lasciato un compito, ci ha lasciato il compito di lottare per le minoranze. Scusate, ma io sono troppo emozionata. Noi vogliamo parlare un po' come va il Brasile. Penso che tutti quanti sapete che non va tanto bene. Però è importante capire il contesto politico attualmente in Brasile. Prova a... Contesto politico del Brasile attuale. Non possiamo parlare dell'assassinio di Marielle e Anderson, il suo autista, senza fare una piccola analisi della situazione del Brasile e do Rio de Janeiro negli ultimi anni. Dalla redemocratizzazione del 1988, il Brasile ha subito una transizione dal regime di dittatura militare a un regime presidenzialista con votazione diretta da parte della popolazione e con la formulazione di una nuova Costituzione. Purtroppo, in quel momento, fu anche stretto un patto con l'elite che ha fatto in modo che si conservassero molti status del periodo precedente. La mancanza di una punizione ai dittatori e ai torturatori, il mantenimento di una struttura militare delle polizie e l'amnistia ai politici che avevano sostenuto l'antico regime sono stati alcuni di questi elementi di conservazione, come del resto la politica economica di tutto quel periodo. La vittoria del PT, Partito dei Lavoratori, nel 2002, fu la grande speranza per un cambiamento strutturale e radicale, purtroppo non fu altro che una timida esperienza che concesse piccoli diritti alla popolazione. Nonostante ciò, dopo 13 anni di governo PT, il Brasile riuscì ad ottenere alcune importanti conquiste socio-economiche in tutti i settori, ma sciaguratamente non strutturali a causa della politica di conciliazione politica. È importante sottolineare che le politiche socio-economiche sono state accompagnate da un enorme guadagno finanziario delle elite nazionali e multinazionali. Il risultato di questa politica di conciliazione rese più sicuri di sé i poteri forti che infine realizzarono il golpe del 2016, orchestrato dal vicepresidente Temer e da una banda di parlamentari della peggior specie che all'inizio avevano sostenuto il legittimo governo Rousseff. Dopo meno di 2 anni di governo illegittimo, Temer e la sua politica neoliberale e clientelare ha fatto regredire in ogni settore il Brasile e ha praticamente annullato la maggioranza delle conquiste sociali ottenute negli anni precedenti, manifestando le reali intenzioni della classe dominante. Basta pensare che a 130 anni della promulgazione della legge aurea alla fine della schiavitù rimane ancora solo sulla carta, e che in Brasile e ogni giorno di più la diseguaglianza è palese. Ai pochi ricchi bianchi tutto è permesso, mentre il resto della popolazione continua ad essere oppresso. Nonostante svariati scandali confermati
e prove concrete di reati e corruzione, il governo teme e continua a stare al potere grazie alla sua articolazione politica, giuridica e di controllo dei mezzi di comunicazione. A Rio de Janeiro la situazione non è diversa, da sempre governato dal gruppo di Temer, sostenuto dalle mafie locali, ma la situazione è degenerata dopo i mondiali di calcio e le Olimpiadi. Dopo gli investimenti miliardari che hanno evidenziato l'altissimo livello di corruzione, il governo dello Stato do Rio de Janeiro e il Comune sono praticamente falliti. Come soluzione a tutti questi problemi, invece di cambiare il sistema politico con nuove elezioni, è stato deciso da Temer e dalla sua banda di intervenire militarmente nella città carioca. Ora la sicurezza è direttamente sotto il controllo dell'esercito, che con tutta la sua struttura, compresi i carri armati per le strade e in accordo con la corrotta polizia locale, impongono brutalmente la legge, che non è sinonimo di giustizia. Ma non in tutta Rio, ovviamente solo nelle periferie e nelle favelas, non combattendo in questo modo nessun problema. Chi dirige le mafie e il narcotraffico non abita in favela. Chi dirige le mafie è ricco, istruito, bianco e politicamente molto, molto ben ammagliato. Assassinata brutalmente il giorno 14 marzo. La conoscevo. Abbiamo studiato alla PUC. Militavamo insieme.
e un movimento di inserimento per poveri all'università. È vero che abbiamo lasciato di fare l'universo, però il legame è rimasto. Lui era consigliere comunale, la quinta più votata, più eletta in Brasile, con più di 46.000 voti. Votavano per gli stessi ideali. Lei difendeva le minoranze. Lei denunciava costantemente gli abusi e le ingiustizie commesse dalle forze di ordine brasiliane. Le forze di ordine brasiliane sono quelle che più ammazzano nel mondo, uccidono nel mondo, e sono anche quelle che più muoiono. Donna nera, originaria di favela, lesbica, ragazza madre. Tutte caratteristiche combattute da una società falsa moralista che non solo in Brasile sta crescendo, ma in tutto il mondo. Tutto quello che ha sofferto e soffriva sulla pelle lo combatteva. Era la portavoce politica delle favelas di Rio de Janeiro. Nell'elezione 2016, nel suo programma, ha scritto: la nostra campagna elettorale ha come asse centrale il dibattito su gender, razza e città, con speciale attenzione alle favele. Non sarà facile, ma dobbiamo fare una politica con base sociale e che è l'origine della vera forma di fare politica. Queste erano solo le parole, ma tutto si rifletteva nell'azione. Queste non erano solo parole. In un anno ha presentato vari progetti di legge di tutela e di promozione dei diritti umani. Ha denunciato apertamente violenza da parte della polizia e delle favelas e continuamente difendeva, discuteva le sue idee. Non li imponeva. Non dettava legge, ma si sedeva intorno a un tavolo, iniziava un dibattito sulle tematiche. Purtroppo, questa forma di fare politica mi sembra di vedere che sta scomparendo. Oggi i social media trasmettono notizie immediate, per lo più false o superficiali. Il dibattito permette soltanto due posizioni. Sì o no, a favore o contro. Tutto il resto sono insulti gratuiti. Proprio la notte dell'assassinio, lei stava partecipando ad un dibattito sul femminismo e la violenza contro le donne nere. E ha iniziato il dibattito dicendo: un mandato di una donna nera, di favela, di periferie, deve essere rianato con i movimenti sociali, con la società civile organizzata, insieme a coloro che fanno il possibile per darci forza. Per noi che quotidianamente non stiamo lottando, facendo piccole cose, quello che è possibile fare nel lavoro, nell'associazione, a casa nostra con i nostri figli, con i nostri mariti, con i nostri compagni. Semplicemente parlando di... Tutto questo è stato un duro colpo. Gli assassini di Marielle non ci sono riusciti, anzi, quando è stato ucciso il Brasile ha iniziato a manifestare il suo lutto. Migliaia e migliaia di persone sono in piazza, anche qui in Europa. E ovviamente, in quel senso, non potevano esserci. Il lutto si trasformerà in lotta. Lotta contro tutte le ingiustizie. Era questo che Mariella faceva. Era quello che lei... Per questo lei lottava. Hanno provato a farsi soccombere questa intimidazione, ma hanno creato una martire. Hanno ucciso una donna, madre, sposa, un attivista e più di 46.000 elettori. Quel giorno è stata uccisa
una parte di noi. Ma noi saremo la resistenza, perché tu sei stata la nostra lotta. Ti voglio bene, Marielle. Questo momento ovviamente non è solo per... Mi dispiace che sono troppo nervosa, però vorrei usare questo momento anche per uno spazio che noi, cittadini di Cosenza, abbiamo spazio per parlare di quello che pensiamo e come la sentiamo questa situazione. È veramente triste quello che è successo con Marielle, però ci dà la forza di vederci nell'occhio uno dell'altro, di veramente volere uno spazio in un mondo meglio per quelli che crescono. Cosenza. Chi di noi ha incontrato Marielle? Ho avuto
avuto il privilegio di percorrere le strade della sua comunità, Marè. Ho avuto il privilegio di incrociare il suo sguardo, di Marielle. E lei oggi è qui, è con noi tutti. La volevano mettere a tacere. Mariella non è morta, Marielle non è morta. Marielle, siamo tutti noi, siamo qui per le Marielle di ieri, di oggi, di domani. Siamo qui e in 24 ore tante, tantissime donne ci siamo riunite. Un incontro lampo, un incontro profondo, un incontro che ha dato vita ad un gesto d'amore che oggi inizia da qui, con tutti voi. Ci siamo rese conto sin da subito che dovevamo fare qualcosa. Siamo scese in piazza, non mettendoci la nostra faccia, ma quella di Marielle. Siamo qui noi tutte come donne, come mamme, come figlie, come amiche, come compagne, come guerriere, come attiviste. In 24 ore ci siamo organizzate, siamo riuscite, dividendoci i compiti, a fare questo miracolo che è quello di cui oggi siamo tutti parte. Abbiamo iniziato questo movimento con amore. Ci siamo prefisse di farlo rimanere così, come voleva Marielle, come lavorava Marielle, tra la gente, per la gente, con la gente. Ecco perché oggi siamo qui come individui, come persone, e insieme possiamo fare tanto. Oggi è un inizio, abbiamo marciato insieme, stiamo cantando insieme, stiamo dimostrando insieme. Oggi qui sarà possibile firmare un documento unico da presentare al governo brasiliano per chiedere giustizia, per fare chiarezza. Un documento sposato dal Comitato di Rio, dagli altri movimenti brasiliani, dai movimenti europei, dai movimenti italiani, che grazie all'Indara siamo riusciti tutti quanti a coordinare e ad avere questo testo unico. Nel testo c'è anche una parte di noi e di voi. La nostra firma serve a testimoniare che Marielle è viva, la nostra firma serve a gridare la nostra lotta, la nostra indignazione, la nostra firma servirà a chiedere giustizia. È importante esserci, il movimento è di tutti, tutti quanti attraverso all'inizio solo la nostra pagina Facebook, Movimento Marielle Presenci Cosenza, potrete aderire, rendervi visibili, perché noi vogliamo stare per la strada. Marielle ha continuato a vivere nella sua comunità Marè fino ad un anno fa, perché non voleva lasciarla, perché lei era quella gente e solo da un anno si era spostata nella comunità di Tijuca con la sua compagna, si dovevano sposare fra un anno. Il rosso che oggi portiamo indosso simboleggia il sangue versato di Marielle. Lei è morta per il suo amore, per i suoi ideali. Lei è morta perché non ha taciuto. Lei è morta perché ci ha messo la faccia. È questo che noi chiediamo. Mettiamoci la faccia, indigniamoci, scendiamo per le strade, uniamoci. Quando uno di noi, o fossero 100, ha un problema, prendiamoci per mano, uniamoci. Perché, come un caro amico mi ha insegnato questo proverbio africano bellissimo, che dice, da soli si va veloce, ma insieme si va lontano. È questo che dobbiamo fare.